abbiamo immaginato. Da 100 anni assicuriamo il futuro degli italiani, perché le speranze e i vostri sogni sono cresciuti con noi. Ogni storia ne contiene tante altre. Nella nostra ce ne sono milioni. Un minimo di collaborazione o di, diciamo, di sensibilità civile per quanto riguarda un fatto così grave e inaudito che è avvenuto a Manfredonia. Quindi cerchiamo innanzitutto di rispettare quello che è la preoccupazione e il dolore della famiglia in questo momento. Pertanto la signora è rispetto ad altri casi di sparizione, e quindi forse è il caso da adesso in poi cercare di dare giusta rilevanza alla scomparsa comunque di un ragazzo di 20 anni che fino ad oggi comunque non aveva nessun tipo di precedente, né tantomeno nella società era considerato elemento di disturbo o in ogni caso che ha fatto dei tipi di reati. Qual è l'appello che sente di lanciare, lui o le persone che magari sono in sua compagnia? Di farci sapere qualcosa, se sta bene, se sta male, se è successo qualcosa, qualsiasi cosa, di farci sapere qualcosa. Lei ha un'idea di cosa possa essere successo? No. Già in passato comunque suo figlio si è allontanato, ma non tutt'altre vicende. Sì, si è allontanato sempre con gli amici di Manfredonia e andava a ballare fuori. Negli ultimi giorni lo aveva visto preoccupato, le aveva confidato qualcosa? No. Quindi non si spiega il perché di questa mancanza, di questo allontanamento? No. Teme possa essere successo qualcosa? Sì. Geneticamente.